Ciao a tutti e benvenuti al Purfalle. Questa mattina sono dentro Winner nel nuovo spazio. Ringrazio Giorgio e tutto la staff di questo luogo. Vado a chiamare l'ospite di questa mattina, Silvia Bagagini, prego. Ciao Silvia. Ciao Giorgio. Ciao. Allora, iniziamo la puntata sapendo dei tuoi dati, non dell'anno, meglio il giorno in cui sei nata, dove vivi. E sono nata il 15 agosto 1900 X. E vivo, vabbè, nata a Foligno, vivo in giro, ho vissuto un po' in giro, prima a Milano e adesso sono ufficiale, lavoro nelle navi da crociera, quindi vivo, non lo so, in giro, vivo in nave. Ok, allora, mentre ho scritto la puntata, stavo guardando Mediaset Extra, che parlerebbe delle cose che ci sono viste. Ti piace rivedere cose passate nella tua vita? Beh, quando vecchie, eccetera. Sì, diciamo che le guardo anche alcune con molta nostalgia. Senza né rimpianti né rimorsi, però mi piace ricordarle comunque, non so, i ricordi comunque sia belli che un po' più brutti sono sempre belli da rivedere e da condividere. Dato che lavori nelle navi, ti domando, la vita è un viaggio? La vita è sempre un viaggio. Il problema è che uno cerca sempre un approdo in qualche modo, però sì, la vita è un viaggio perché tutte le esperienze che facciamo ci modificano e quindi è come a volte ricominciare sempre un po' un viaggio, no? Perché comunque se guardi indietro non sei mai, almeno per quanto mi riguarda, la persona che eri magari 2 anni fa, perché poi nel frattempo hai fatto alcune esperienze che ti hanno cambiato, in un certo senso ricominci un po' da capo, quindi è sempre un viaggio, una ricerca. Ti piacciono comunque le novità? Sì, a me sì tanto. Sono una che cerca, più che novità sei gli stimoli nuovi, magari conoscere cose nuove, la curiosità. Poi, a volte oltre alle novità cerco anche un po' di quella sana monotonia, quelle piccole abitudini che servono. Però le novità mi piacciono. Quanto sono potenti, a tuo avviso, le cose inusuali, inusuali, inaspettate? Sono potenti, perché se sono inaspettate e inusuali vuol dire che tu non sei preparato ad accoglierle in un certo senso, quindi la tua reazione, essendo molto spontanea e così improvvisa, è potente. Io e te ci conosciamo pochissimo, da almeno più di 20 anni. Mai avrei detto che un giorno avrei fatto una puntata di questa cosa. Segui? Sì, certo, è vero. Sono le novità paragonabili agli imprevisti? Beh, sì, sicuramente. Sia per il positivo. Sicuramente, però come tutti gli imprevisti, le novità, i cambiamenti, a mio avviso non devono spaventare, ma vanno solamente, ci vuole solo una certa intelligenza e probabilmente calma nel saper gestire. Però è sempre positivo, perché poi alla fine c'è sempre qualcosa di buono. In questo momento sto vedendo è una replica sempre di Ciao Darwin, lo ricordi il programma? Sì, ce lo conosco. C'è una gara tra intellettuali e ottusi. Ti piace studiare? A me sì, tanto. Ho sempre studiato tanto. Tipo? A volte. Beh, visto dal liceo, a volte che non andavo a scuola con i vocabolari di greco e di latino, quelle cose che se ci ripenso. Però mi piace studiare, ma più tanto studiare non per superare l'esame, studiare per propria conoscenza, no? Per curiosità, per informarsi, studiare la geografia. Cosa hai fatto dopo le superiori? Io dopo le superiori mi sono laureata in economia e finanza. Un percorso un po' arido. Interessante.
sì, interessante, un po' diverso dal percorso di studi classici che abbiamo fatto. È bene per te avere sempre una mente, una mentalità aperta. Sempre, perché così veramente riesci a arricchire te stesso, le persone che ti stanno vicino, vivi una vita anche meno con passione. L'importante è vivere una vita un po' con delle passioni, degli hobby, quindi insomma, sì. Io ti ho raccontato una cosa, alcuni mesi fa ho fatto un incontro a teatro del Corpanè con una frase che ho ripetuto tante volte, quella di Einstein, che dice che il cervello è come un paracadute, se non lo ha pieno funzione. È vero, ragione, il cervello è muscolo, comunque va allenato, secondo me, no? Nel senso, più sei, cioè più lo alleni a, anche magari a leggere, a ripetere, anche a curiosirsi, perché poi a volte magari passiamo su una strada, ci possono stare 3.000, cioè 3.000 cose che ti possono incuriosire, no? So, di un viaggio di una persona, cioè per me il fatto di fare domande, di porsi dei quesiti, di andarli a cercare, è comunque bello conoscere, no? È bene sempre anche studiarsi nella vita. Studiarsi non si finisce mai, di conoscersi, no? Come dicevano i greci. Limiti e possibilità che tutti abbiamo. Certo. Io penso che abbiamo meno limiti di quanto pensiamo, no? Però è bene non chiudersi. Mai, no, bisogna mai chiudersi, bisogna sempre apprezzare anche quelle poche cose che diamo a volte troppo per scontato. Il tuo nome, Silvia, mi è noto per quanto riguarda l'abbigliamento. Sì. Quella domanda tanto solita, la moda passa, lo stile resta? La moda, secondo me, sì, assolutamente, la moda è una questione di, diciamo, un po' più di massa, tra virgolette, però poi anche nella moda che uno indossa ci bisogna sempre metterci la propria personalità, il proprio gusto. Al tuo pensiero, comprare abbigliamento e quant'altro, è una buona scarica di energia negativa riuscire a fare compiere? Beh, allora, se non diventa una cosa di malattia, nel senso troppo compulsiva, sì, cioè, comunque aiuta, un modo per prendersi cura di sé, non, diciamo, sperando di non cadere in quello che è proprio il macigno un po' dell'apparenza, no? Solo per te stesso, perché è una cosa che ti fa sentire meglio, cioè penso anche guardarti allo specchio e piacerti è fondamentale. Poi non deve essere né una droga né una cosa compulsiva, però si aiuta a uscire. È anche un antidepressivo il viaggio in crociera? Assolutamente, già lo vai subito. sì, è. Quanto è un ottimo antidepressivo. Settimana mediamente. Dipende, ci sono da una settimana, ci sono da 15 giorni e ci sono anche quelle che durano più di 28 giorni perché sono quelle che fanno le traversate. Io adesso ho fatto la traversata da Venezia a Durban in Sudafrica e è durata più o meno 28 giorni. E ci sono passeggeri che sono là, si rilassano, vanno nel sole, viaggiano. Insomma, stanno bene e si rilassano. Il sole, allora, mia cara, devo comunicarti che siamo giunti alla fine del ringrazio tantissimo, no, è stato un piacere mio, grazie, dopo tanto tempo trovarci. Ricordo il mio sito www.deporquelle.com. bene, studiatevi sempre, andate oltre il limite con l'immaginazione. Io ho appurato il mio pensiero, non posso più camminare con le mie gambe. Non posso parlare con la mente. Buona vita a tutti, ciao!